Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come di consueto in apertura, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Seduta solenne per la festa dell'Europa con il ministro Tajani. Europa, nasce il premio di laurea David Sassoli. Si è aperta con l'inno alla gioia e con l'inno di Mameli, suonati dall'orchestra Sarabanda della scuola secondaria di primo grado Massimiliano Guerri di Reggello, seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana dedicata alla Festa dell'Europa. Presente a Palazzo del Pegaso il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, accolto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Viviamo un tempo difficile, la pandemia, la guerra che scuote il cuore dell'Europa, allora abbiamo bisogno di più Europa e vogliamo dirlo con forza qui in Toscana, in Consiglio regionale. L'Europa è una comunità di popoli, di storie differenti, è una comunità di visioni tali da cercare di lasciare alle ragazze e ragazzi un futuro migliore. Oggi abbiamo necessità che la Toscana giochi sempre più un ruolo da protagonista in Europa, perché solamente con politiche comuni è possibile ridurre le disuguaglianze, è possibile fare in modo che un bimbo che nasca anche nel più piccolo territorio della nostra regione abbia gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bimbo che nasce a Francoforte o in Baviera. Il ministro Tajani, nel corso del suo intervento in aula, ha aperto una riflessione sui valori, sui risultati e sulle prospettive dell'Unione Europea. C'è da chiedersi perché siamo europeisti, perché crediamo nell'Europa. L'Europa è qualcosa che fa parte del nostro DNA, della nostra identità. L'Europa è la nostra storia. In vista della data del 9 maggio, nella quale si celebra la Festa dell'Europa, la Regione Toscana, come ha ricordato il presidente Giani, ha dato vita ad un percorso di iniziative rivolto a questo tema. Il ministro è venuto e io sono stato molto contento perché è il ministro degli esteri, è un'altissima carica dello Stato, ma è il significato di quello che abbiamo fatto in questi 5 giorni. La Regione è stata protagonista insieme all'Università Europea, al Comune di Firenze, all'Università, quello cioè di avere 5 giorni di importanti momenti di confronto, riflessione, ma soprattutto di messa a punto delle misure da fare per unire di più l'Europa, unirla non solo sul piano politico, ma la presenza del ministro e le sue parole hanno questo significato, ma unirla sul piano culturale, sul piano sociale, sul piano delle misure della salute, sul piano delle misure per le migrazioni, sul piano delle misure per la coesione, perché non ci sia un'Europa che in alcune realtà ha grande forza e in altre invece è marginale. L'Europa è la nostra casa, è il luogo dove ciascuno di noi vuole vivere e costruire il proprio presente e il proprio futuro, è la nostra grande opportunità. La Toscana festeggia la festa dell'Europa e si colloca sempre più in un contesto internazionale come regione d'Europa. Questa è la sfida alla quale siamo chiamati ciascuno di noi a rappresentare i cittadini toscani, a collocare il futuro dei nostri giovani. Per questo vogliamo costruire la solennità di un festeggiamento che entri nel cuore e nella testa dei cittadini toscani. L'Europa ci ha salvato dal Covid, lo sappiamo. L'Europa è quel luogo magico che ha conservato per tanti anni anche la pace fra gli Stati ed è un luogo che supporta e sostiene tutti quanti noi. È per questo che noi dobbiamo festeggiare, dobbiamo chiedere all'Europa uno sforzo ulteriore. Laddove c'è una guerra, soprattutto ai confini dell'Europa, noi dobbiamo chiedere all'Europa un ruolo da protagonista nella mediazione internazionale. Non può essere, diciamo, secondario il ruolo di una grande comunità. Noi sogniamo gli Stati Uniti d'Europa, sogniamo un grande continente che sia in grado di fare una difesa autonoma, uno Stato dove ciascuno di noi possa collocare le proprie energie, le proprie intuizioni e mi auguro che questa festa, la nostra regione, la Toscana, giochi un ruolo da protagonista. È un'occasione innanzitutto per celebrare l'Europa, celebrarla tra istituzioni, con la presenza del ministro Tajani. Abbiamo bisogno di Europa, lasciatemi dire, di un'Europa realmente democratica, di un'Europa che sappia riscoprire le proprie radici, la propria identità democratica e cristiana, di un'Europa che faccia sorgere negli europei
il sentimento comune di appartenenza e che sappia trattare in modo congiunto e in modo solidale questioni importanti come potrei citare quella dell'immigrazione. L'Italia sta superando gli anni difficili del Covid, abbiamo bisogno di riscoprire le origini di quella che doveva essere l'Europa dei Salvemini, degli Spinelli, degli Ernesto Rossi e del Manifesto di Ventotene. Quello spirito ci deve appartenere, ci deve stimolare. Ecco, in questo senso possiamo dirci orgogliosamente toscani, italiani ed europei. La visita del Ministro è legata anche all'Istituto Europeo, un'istituzione tra le più famose per la ricerca e dottorati in ambito europeo, finanziato direttamente dall'Unione Europea. Il Consiglio Solenne vuole testimoniare il ruolo delle regioni e della regione toscana nel processo di unificazione dell'Unione Europea, dei popoli europei, perché come sapete noi siamo per un'Europa delle patrie, dei popoli che sappia riconoscere nelle proprie radici il proprio futuro. In questo senso il Ministro ha più volte esortato insieme al Presidente Meloni l'Europa a svolgere un ruolo attivo soprattutto nei confronti dell'Africa, che sta in questo momento subendo ancora una pesante colonizzazione da parte di alcuni paesi del mondo, in particolar modo la Russia, la Cina, mentre invece noi abbiamo rilanciato l'idea con il cosiddetto piano Mattei di una cooperazione leale che possa portare l'Africa a svilupparsi e a dare una casa ai propri popoli in modo da crescere in maniera autonoma ed evitare che siano costretti gli africani a lasciare le proprie abitazioni dando vita a flussi migratori che diventano ogni giorno sempre più incontrollabili. L'Europa è la nostra forza, se ricordiamo le parole di David Sassoli, ed è il nostro futuro. Quindi è giusto festeggiarlo e mi sembra opportuno comunicare, che forse non tutti lo sanno, ma a livello di istituzioni europee c'è l'intenzione di rendere il 9 maggio proprio festa di tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Noi come italiani parteciperemo, ecco, proprio sosterremo questa cosa, però noi in Toscana già festeggiamo, se vediamo qui oggi questo consiglio, ma poi tanti eventi in tutte le nostre città, località più sperdute, se intendono ovvero fare qualcosa, esporre la bandiera europea, che ripeto è la nostra forza e la nostra cultura che ci contraddistingue rispetto alle altre realtà del nostro mondo e che sono differenti, ma quando si parla di valori sociali, di pace, non sono parole vuote, specialmente ci rendiamo conto ultimamente dove è più frequente poi frequentare e confrontarsi con gli altri che apprezzano perché non hanno certi valori e certi diritti che invece per noi sono acquisiti. Per un'Europa libera e unita, era il titolo originale del manifesto di Ventotene, che è stato scritto appunto durante l'esilio, durante il confino nell'isola di Ventotene, da degli illuminati che hanno pensato a una federazione europea che fosse fondata sui principi della pace, della coesione, della collaborazione per superare i 30 anni di guerre che possono essere detti quasi ininterrotti tra la prima e la seconda guerra mondiale e che avevano devastato l'intera Europa. Questo appello oggi, questo titolo diventa più attuale che mai di fronte ai venti di guerra che ormai da più di un anno soffiano ai confini dell'Europa, perché i principi di pace sono qualcosa che per essere coltivati hanno bisogno di essere estesi. Facciamo nostro questo titolo, facciamo nostro il manifesto e crediamo che mai come oggi ci sia bisogno di un'Europa forte all'interno di un sistema multilaterale, in un mondo particolarmente complesso dove la pace deve essere cercata con tutti i mezzi. L'Europa deve avere un ruolo più forte da questo punto di vista e noi faremo tutti gli sforzi perché cessi l'escalation militare e si faccia il massimo sforzo per una diplomazia, per una ricerca della pace, questa sia a tutti i costi. I fondi comunitari e la programmazione ordinaria svolge un ruolo importantissimo per compensare le risorse proprio degli enti regionali. Penso alla politica agricola, penso anche ai fondi di sviluppo e ai fondi sociali che naturalmente aiutano in questo senso a programmare delle politiche importanti, le politiche giovanili, le politiche sull'occupazione. Quindi un rapporto che per noi è fondamentale. È chiaro che c'è poi un ruolo di attuazione di quelle che sono le risorse importanti che arrivano in Regione Toscana attraverso la programmazione e soprattutto attraverso i bandi. Sono occasioni fondamentali soprattutto oggi. Voglio ricordare, oltre ai fondi ordinari, il PNRR, una partita ancora aperta su cui si stanno
giocando anche tavoli su più livelli, penso anche a livello nazionale, la necessità comunque di intervenire anche dove e a dover correggere magari laddove il PNRR oggi non è più al passo dei tempi. C'è poi la partita del ruolo dell'Europa più in generale. Io voglio anche ricordare quanto sia importante oggi che le nazioni che fanno parte del progetto europeo giochino la loro partita su tanti tavoli. Il primo che mi viene in mente è sicuramente il tavolo dell'immigrazione. Non possiamo nasconderci dal fatto che su problemi epocali, perché questo è di fatto la questione, ci debba essere una maggiore convergenza e una maggiore comprensione di questo fenomeno. Io credo che oggi il governo italiano abbia dimostrato e voglia dimostrare ancora un approccio che guarda molto all'interesse nazionale nel contesto europeo, perché questo è indispensabile. Noi per troppo tempo, mi permetto di dire, abbiamo quasi ignorato che la dimensione comunitaria fosse fondamentale sotto un profilo non solo di risorse ma sotto un profilo istituzionale. L'Europa oggi è parte integrante del nostro sistema giuridico. Noi, le fonti stesse, dalle direttive, arrivano nel nostro ordinamento, devono essere applicate e quindi hanno una funzione importante per disciplinare aspetti fondamentali della nostra vita. Al termine della seduta il ministro Tajani ha ricevuto dalle mani del presidente Mazzeo una statuetta raffigurante il festinalente, motto associato al simbolo della tartaruga con vela da Cosimo I de' Medici. Sì unanime da parte del Consiglio regionale alla proposta di legge che istituisce il premio di laurea a David Sassoli. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del programma della Festa dell'Europa e ha come obiettivo quello di assegnare un riconoscimento alle tesi di laurea discusse negli Atenei toscani sul tema l'Europa, le regioni e i cittadini. C'è orgoglio, felicità, anche emozione, perché all'unanimità, come era già accaduto in Commissione Europa, come era già accaduto in prima Commissione, l'Aula ha deciso di approvare una proposta di legge che istituzionalizza il premio di laurea intitolato a Davide Sassoli. Questo cosa significa? Significa che da oggi in poi questo riconoscimento, questa iniziativa che si rivolge ai giovani laureati diventa patrimonio di tutto il Consiglio regionale e quindi è un appuntamento che diventa fisso da qui ai tempi che verranno, e questo è un tema che era emerso già in occasione della prima edizione, dove ci eravamo tutti detti che doveva essere qualcosa che si stabilizzava e che diventava strutturale, e che con un lavoro che è stato fatto tutti insieme in Commissione Europa, perché è una proposta che porta alla firma di tutti i commissari e anche, si è aggiunto, il presidente del gruppo Italia Viva, Stefano Scaramelli, permette proprio di raggiungere questo obiettivo. E dunque a giorni verrà presentato il bando della seconda edizione di questo premio di laurea, e quindi questo voto unanime, lo voglio evidenziare ancora una volta, è anche il modo, avete sentito anche le parole del vicepresidente Galli, per ricordare una figura di una personalità straordinaria, una persona che ci manca molto, ma che, come sentiamo ogni giorno, continua a essere al nostro fianco, e con questa iniziativa lo sarà ancora di più anche nei tempi che verranno. Rappresenta un passaggio importante, una figura che ha rappresentato la nostra nazione, la nostra Toscana, soprattutto in Italia, in Europa. È stata una figura istituzionale, grandissimo giornalista, ma anche una figura istituzionale, e credo che questo debba essere da sprone per tutti i nostri giovani, per tutti i nostri ragazzi, di un esempio, di una persona equilibrata, anche se politicamente eravamo siamo su due sponde diverse, ma credo che assolutamente bisogna riconoscere il valore, l'esempio, la professionalità, la serietà di un personaggio come Sassoli, per cui credo che questo sia veramente un risultato importante per la nostra collettività, ma soprattutto una scelta importante per quanto riguarda la regione toscana. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e ricordarvi che Cronache Commenti torna la prossima settimana.